20-21. Bosetti. Servizio su Bagge, ma Marigno a cercare Cosarema che prova il pallonetto, ma c'è la difesa di Bosetti. Lubian ci mette potenza, Argi nel muro di Casalmaggiore, Marigno palla dietro per Montibeller, tenuta da Lubian, Sirressi per Cosarema, tanta potenza, ma c'è il riflesso di Merlo e poi ci arriva Sirressi sulla stoccata di Vassileva. Cosarema ancora una volta a picchiare forte oltre le mani del muro della Savino del Bene, free ball per Casalmaggiore. Marigno per il pallonetto di Cosarema, che salvataggio di Bosetti, e poi Vassileva a prendersi lo scambio più prolungato di questo match. 20-22. Ancora una volta porta la firma dell'ex Elisa Vassileva questo punto importantissimo del terzo set. Guardate dove mette la palla la bulgara, veramente incredibile. Majek, c'è Zannoni non precisissimo per Signorile, infatti intercettato l'attacco di Zaccheiu, a tutto Bracherbot, la copertura di Ungureanu. Signorile per Giovannini, ancora il muro a respingere, ancora Cuneo che deve ricostruire, questa volta Ungureanu da seconda linea. Bosetti tiene vivo, poi Smajek, la copertura di Zannoni. Signorile questa volta va ancora su Ungureanu da seconda linea, ma c'è ancora Bosetti. Ci prova Enco, che è il super numero per tenerlo vivo, un bagherone che restituisce Sansonna dall'altra parte della rete. Signorile, poi Giovannini e poi il muro lo chiude Cristina Chirichella. Questo è lo scambio fino a questo punto, lo scambio, quello con la S maiuscola di questo derby fra Cuneo e Novara. È sostituita da Orro. Zambelli in battuta, la prende Parrocchiale, Orro all'indietro per Orfman, il muro, poi la difesa di Perinelli, la risposta di Grobella in diagonale, c'è Orro. Parrocchiale, palla su per Ortman che prova a piazzarla dove c'è Grobelna, corre Bosio, Villani in pallonetto, Bossa la tiene su, Orro a spazio, va da Begic per il pallonetto, capisce tutto Villani che poi va ad attaccare da ferma, che difesa Parrocchiale, e allora Orro per Begic dalla seconda linea, Edina Begic. Più 3 per Busto, si torna in campo con Stevanovic al servizio, la ricezione è così così, però riesce a costruire Bekis per Svetnic che poi va a coprire un'eventuale giocata rapida che non c'è, si va da Mingardi, la diagonale è tenuta per i catti, deve giocare il bagger come può allora Brescia con Jasper. Busto pasticcia un po', Gray va ad attaccare in diagonale, va bene lo stesso, la palla è ancora buona, poi ancora Svetnic stretta, ma c'è Gray che poi si ripropone, la canadese murata e punto Brescia. Brava Bekis a prendere il tempo su Alexa, Gray che attacca mentre scende, la palla non è un colpo altissimo, trova le mani del palleggiatore di Brescia. Forza il colpo, Fersino ricezione, da seconda linea Lanin, non chiude perché c'è la grande difesa di Venturi. Nuakalo, salta da seconda linea, trova appunto Lanin. Enright difende questo pallone con i denti, il bisonte Firenze, ancora Enright, diagonale, altra palla che finisce nella metà campo di Bergamo, terza volta che attacca Enright e non chiude, cambi di seconda intenzione, Lanier in tuffo, bisonte con Alberti, tocca il muro avversario e finisce qua la partita con il bisonte Firenze. Scambio che vince 25-17 il quarto set, voleva a tutti i costi questo punto Firenze, c'è riuscita con il capitano.